nominato nelle 136 pagine della Buona Scuola di Renzi, che anzi lascia il finanziamento della scuola in mano ai dirigenti scolastici, che non avendo i fondi statali si troveranno costretti a dover ricorrere a enti privati. Quindi delle aziende finanzieranno la scuola pubblica e questa è una cosa assolutamente inaccettabile. È inaccettabile che siano i privati a occuparsi dei problemi della scuola, che deve essere garantita a tutti nonostante la loro condizione sociale. La Buona Scuola inoltre alza le ore dell'apprendistato da 100 a 200. In questo modo i ragazzi vengono sottratti ore di laboratorio, ore di lezione. E la Buona Scuola di Renzi ci insegna soltanto a essere dei robot, a essere delle macchine che sanno svolgere soltanto un determinato tipo di azione per, per un determinato tipo di azienda che fornisce i fondi alla scuola. Noi invece vogliamo una scuola che ci formi davvero, per la vita, che ci dia competenze reali, che possiamo applicare realmente. Noi non vogliamo la loro buona scuola, vogliamo la nostra buona scuola. Sono qui perché penso che la scuola debba essere sinonimo di libertà e non accetto che qualcuno possa decidere per me. Contro la buona scuola e contro il Jobs Act, contro le riforme che si stanno facendo in questi periodi per un diritto allo studio, contro un manifesto che dice 150 pagine e non parla mai di diritto allo studio, parla di tagli, di eliminazione dei organi collegiali, parla di un casino di cose, ma senza dire la verità. Coming back for another game. Doing my best, snazzy dress. Do you like it? Do you like it? Innanzitutto per manifestare contro questi nuovi tagli alla scuola pubblica che dovrebbero fondamentalmente, secondo Renzi, migliorare questa nostra scuola, perché nel suo progetto di buona scuola da un lato abbiamo delle innovazioni che innovative non sono, perché sono fondamentalmente in linea con tutti gli altri governi precedenti, con tutti i tagli che sono già stati fatti. Adesso quello di cui ha bisogno la scuola è di più finanziamento, non di tagli. Contro il Jobs Act, contro la buona scuola di Renzi e per il diritto allo studio. Si chiama Jobs Act perché la mia scuola la voglio pubblica e gratuita.